Allora, benvenute, benvenuti a quest'altra diretta che avevamo annunciato su un tema molto attuale che ovviamente coinvolge soprattutto le ragazze e i ragazzi del nostro paese, ma tutte le famiglie, alla fine ovviamente l'intera società, che è quello della scuola. Cosiddetto caos scuole, che come uno tsunami è ritornato soprattutto dopo le festività natalizie, riproponendosi temi mai risolti, nonostante siano passati 2 anni dalla pandemia. E quindi per la scuola, come per altri diritti essenziali del nostro paese, si ha la sensazione che si debbano pagare dei prezzi perché il problema non è stato risolto a monte. In particolare, questa è la mia opinione, non mettendo in campo azioni efficaci per migliorare l'intera filiera della sanità pubblica, noi ci troviamo a ogni ondata nuova finora del contagio del Covid-19 nella stessa situazione più o meno di 2 anni fa. Quindi non sono aumentati i posti letto, non sono aumentati i medici, gli infermieri, gli ambulatori, i medici di medicina generale, l'assistenza domiciliare. Insomma, questa situazione che invece poteva essere affrontata perché ci sono i poteri commissariali, i poteri emergenziali, tantissimo denaro pubblico, quindi effettivamente noi potevamo mettere in sicurezza la sanità pubblica che poi ce la saremmo ritrovata dopo il Covid, e invece noi assistiamo, per esempio a Napoli, ma anche in altre parti d'Italia, in Campania, anzi no, a Napoli, che dal 10 di gennaio tutti gli altri ricoveri, se non quelli urgenti in codice rosso, quelli non rinviabili, sono sospesi. Quindi la prevenzione è ferma e la cura è ferma. E allora sulla scuola accade che queste incapacità, incongruenze, malefatte di chi governa a livello nazionale scatenano la divisione sulle altre tematiche. E quindi sulla scuola abbiamo assistito presidi contro famiglie, famiglie contro insegnanti, gli studenti che dicono la loro, adesso li sentiremo, le regioni, i sindaci, il governo nazionale. Noi abbiamo deciso, ho voluto fortemente questa diretta, non tanto per ascoltare la mia opinione, che anche la dirò poi successivamente, adesso sto solamente introducendo, ho anche l'opinione di Anna Maria Palmieri, che come molti ricordano è stata per 10 anni assessora alla scuola, all'istruzione del Comune di Napoli, è un'insegnante sempre molto attiva, una dirigente scolastica adesso, ma per sentire 3 ragazzi della comunità scolastica napoletana, che voglio subito ringraziare, Ginevra del Palizzi, Augusto del Vico e Giorgio del Galileo Galilei. Ovviamente hanno dato la disponibilità e questo li ringrazio davvero tanto perché credo che ci sia proprio voglia, anche da parte mia, io ascolto sempre i ragazzi, però di sapere che cosa sentono, che cosa avvertono, quali sono le proposte, i bisogni. E consentitemelo di dire in questa introduzione, io non ho mai accettato sin dal primo momento, anche quando facevo ancora il sindaco, il fatto che i ragazzi fossero additati come il pericolo più forte del contagio, gli untori, vi ricordate il linguaggio muscolare che c'era soprattutto nel primo lockdown? Così come oggi voglio esprimere da ex magistrato, da ex sindaco, da giurista, da uomo politico, la mia ferma condanna per la svolta autoritaria che sta prendendo il nostro paese e per le manganellate che hanno preso diversi ragazzi a Napoli come in altre città d'Italia per aver osato di esprimere sostegno, solidarietà e gridando vergogna di fronte allo strumento morsa dell'alternanza scuola-lavoro che da ultimo ha portato alla morte di un ragazzo di 18 anni, Lorenzo, in una città appunto del nord Italia. Quindi credo che i ragazzi e solo loro, ma soprattutto i ragazzi hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo. Nel merito entrerò dopo, ma teniamo presente anche tutta una serie di aspetti su cui poi ci vorrò ritornare, forse ci tornerà anche Anna Maria,
come quelli della dispersione scolastica ed altro, di cui molti sinceramente fanno finta di non accorgersi e pensano, come dire, che tutto sommato questo è un prezzo che la società può pagare, un effetto collaterale necessario rispetto al Covid. Penso che ci potevano stare decisioni e misure che potevano essere tranquillamente adottate e altre che possono essere ancora adottate. Quindi io mi fermo qua perché era solo una introduzione, poi entrerò nel merito dopo aver ascoltato i ragazzi e do la parola ad Anna Maria, che ringrazio ovviamente anche lei della sua partecipazione. Tutti, ma naturalmente prima di ogni altra cosa saluto e ringrazio Ginevra, Augusto e Giorgio che sono qui con noi e senza avere la pretesa di rappresentare tutti gli studenti della nazione o del Giugno Campania, sono comunque i protagonisti, quelli che vivono attivamente sulla propria testa tutte le decisioni che vengono assunte sulla scuola. Io vorrei ripercorrere, dire solo una cosa prima di ascoltarli. È il terzo anno scolastico dell'era pandemica, perché se è vero che la pandemia ha 2 anni di vita, ma per gli studenti è il terzo anno che la pandemia condiziona le esistenze le loro esistenze quotidiane. È il terzo anno che l'anno scolastico è messo sempre a dura prova dalle misure e io direi anche dalle retoriche e le divisioni che ne conseguono, perché ogni misura ha avuto spesso e volentieri l'effetto di essere divisiva, di rompere quel fronte della comunità scolastica che di solito era invece sempre unito, perché sulla scuola tutti parlano, in genere ne parlano bene, se ne occupano poco però. I ragazzi la vivono quotidianamente, quel che viene tolto alla scuola viene tolto a loro, quello che il tempo scuola che è perso ormai è andato e quello davanti può essere anche nebuloso. Ci tengo a dire un'altra cosa, che gli spazi di parola i ragazzi se ne sono sempre in questi 3 anni dovuti conquistare. Io penso che questo momento è un momento in cui questo spazio di parola sia una piccola restituzione dovuta. Se li sono conquistati, hanno tante cose da dire, lo dimostrano quando scendono in piazza, anche se a volte le loro proteste non vengono comprese, anzi al contrario vengono tacciate in maniera superficiale. Prendendo oggi spazio di parola, Ginevra, Augusto, noi vorremmo indicare al mondo adulto in generale un altro modo di parlare della scuola. La scuola non è il calcio dove tutti sono allenatori e hanno qualcosa di importante da dire. È la vita, è un diritto, è un luogo dove avviene una trasformazione delle persone, la crescita delle coscienze e nascono i germi di una società migliore. E questo accade intorno a voi. Ginevra. Salve, sono Ginevra Ardone dell'Istituto Palizzi e vi ringrazio soprattutto per averci dato una possibilità di avere un confronto magari con chi è più grande di noi e di noi ne sa di più, anche se magari siamo noi in prima persona a vivere questa situazione e ad affrontarla fra di noi. Credo che sia importante soprattutto lasciare un messaggio che sia quello di ascoltare uno studente, perché molte volte gli studenti vengono visti come delle, consentitemi la parola, marionette, veniamo utilizzati, anche strumentalizzati, le nostre manifestazioni vengono strumentalizzate, le nostre parole, e invece è fondamentale per noi essere ascoltati ma anche capiti, e durante questi 3 anni di pandemia che si sono presentati la scuola non ha coperto completamente il suo ruolo, ovvero non quello di educarci ma di ascoltare le nostre opinioni, di formarci anche intellettualmente, politicamente, aprendo dei dibattiti. Non abbiamo avuto possibilità di affrontare un discorso magari anche in maniera seria, perché sentiamo tanto parlare ai telegiornali gli adulti, i grandi, ma senza mai avere un gesto di sensibilità nei nostri confronti. Io ci tenevo soprattutto a rivolgere un pensiero al compagno Lorenzo,
perché noi siamo scesi in piazza il 28 gennaio per portare avanti un messaggio che è fondamentale, ovvero quello che è stato indotto un messaggio di terrore, di sottomissione del lavoro a noi studenti, quando in realtà dovremmo essere coloro che vengono preparati per un futuro che sia radioso, per un futuro che sia dignitoso anche di quello che ci viene insegnato. Quindi non si può dare ovviamente un nome e cognome a chi ha colpa di ciò che è successo al nostro compagno, ma credo che la colpa si possa dare a chi è più grande di noi e non ci ha saputo insegnare come poter affrontare effettivamente la vita degli adulti. Grazie Ginevra, mi piace sottolineare per chi ci ascolta che Lorenzo di Udine è lo studente che qualche giorno fa ha perso la vita durante il suo percorso di stage, alternanza scuola-lavoro, presso un'azienda dove probabilmente stava svolgendo dei compiti che non doveva svolgere. E gli studenti che sono scesi in piazza contro la generalizzazione dell'alternanza scuola-lavoro come soggezione della scuola all'impresa, hanno affermato ancora una volta l'importanza di non fare riforme sopra la loro testa, ma di riflettere quando si fa le riforme. La riforma che ha generalizzato l'alternanza scuola-lavoro è la 107, anche se ovviamente essa esisteva già da prima, ma solo per l'istruzione professionale. Augusto, credo che le cose dette da Ginevra siano tutte molto vere. Mi piacerebbe sapere dal tuo punto di vista che cosa perdono gli studenti quando perdono il tempo scuola in presenza e in che modo si sta traducendo però la scuola in presenza oggi. Io pensavo per esempio nelle parole di Ginevra quanto fosse importante il suo riferimento a ascoltarci al parlare. Voi sono 3 anni che non fate viaggi di istruzione, che non si possono fare assemblee, che non si possono fare convegni con voi e per voi. Augusto. Allora, vabbè, riguardo alla scuola in presenza, diciamo, e quindi alla scuola in DAD, quello che mi sento di dire è che, diciamo, io, insieme a molti amici, molti di noi, a Napoli anche in particolare, durante in particolare all'inizio dell'anno scorso, quando, diciamo, siamo stati messi dopo 3 giorni di presenza tutti quanti di nuovo in DAD, abbiamo tutti molto, diciamo, combattuto, siamo scesi più volte a fare lezione in DAD, ma diciamo per strada. Diciamo, abbiamo combattuto molto ottenendo molto molto poco, perché quello che chiedevamo non era nulla di complesso, nemmeno a livello diciamo da organizzare, non c'era nulla di effettivamente difficile, bastava un po' di buona volontà, nel senso che quello che chiedevamo principalmente, che era poi l'arma, diciamo, con cui affrontare la pandemia, forse la più efficace, potente, cioè semplicemente di mettere a disposizione spazi all'aperto, parchi, piazze, di cui Napoli è piena, tra l'altro, e nulla di tutto ciò è stato fatto. Abbiamo chiesto di incrementare i mezzi di trasporto, e sì, è stato fatto in alcuni casi, ma sempre in maniera molto limitata. Per carità, ci sono cose che si possono fare più velocemente, altre per cui ci vuole più tempo, ma ormai sono passati 3 anni e, diciamo, dalla prima volta in cui siamo stati messi in DAD ad adesso, ne è passato di tempo. La scuola in presenza, diciamo, toglie moltissimo, nel senso che, come ha detto Ginevra, toglie in primo luogo la possibilità di avere un dibattito, di avere un confronto. Toglie la possibilità a noi studenti di formare un pensiero critico, nel senso che con la scuola in DAD quello che è stato fatto per chi, diciamo, è riuscito a farlo, dato che molti non hanno avuto nemmeno la possibilità di fare la DAD, comunque, diciamo, quello che è stato fatto è stato semplicemente dare informazioni che molto spesso sono state poi trascurate o assolutamente non ascoltate, che erano quelle, diciamo, informazioni buttate lì per quanto riguarda tutte le materie, senza mai però avere senza mai concentrarsi sulla nostra
formazione a livello di persone che diciamo, si troveranno ad affrontare dibattiti, situazioni difficili alle quali, davanti alle quali non sapranno come comportarsi. La scuola, diciamo, in questi 3 anni, diciamo, per quanto mi riguarda, ha fallito davanti, diciamo, in molti casi, e diciamo 3 giorni fa, 4 giorni fa, quando è morto Lorenzo, è stato, diciamo, uno dei più grandi fallimenti. Diciamo, l'alternanza scuola-lavoro è una cosa allucinante. Cioè, all'epoca la scuola era l'unico luogo dove effettivamente, diciamo, la conoscenza, i saperi di coloro che avevano studiato potessero essere diffusi. Ma era, diciamo, uno spazio limitato a una certa classe di persone. E infatti, però, diciamo, si dava per scontato che chi avesse la fortuna di andarci a scuola ne uscisse però, diciamo, carico di cultura, pieno di storia. Ed era quindi poi compito loro di diffondere questa conoscenza. E diciamo, tutto questo succedeva all'Ottocento, agli inizi del Novecento, però diciamo, andava bene così, era chiaro, però poi agli occhi di tutti che andare al liceo fosse indispensabile per avere un ruolo dirigenziale nella società, per essere più forti, per avere più possibilità. E poi però diciamo, dimostrando un forte spirito democratico, si è deciso che tutti dovevano avere accesso a questo, e quindi l'idea che solo una piccola elite possedesse la cultura, che alcuni avevano la possibilità di comandare, altri invece il dovere di obbedire, diciamo, non andava più bene. Ecco. Era importante che tutti andassero a scuola, anche perché diciamo, serviva un mondo più alfabetizzato. E recentemente invece si è tornati indietro e ci si è incominciato a chiedere se tutto questo servisse veramente a qualcosa. E diciamo, quella che era stata una grande conquista è stata vista da qualcuno come un lusso troppo grande. Se prima si era arrivati a dire che tutti dovessero avere accesso alla cultura senza necessariamente chiedersi, diciamo, nello specifico a cosa ci servisse una determinata cosa, adesso siamo tornati a dire che va bene andare a scuola, ma come, diciamo, anche se avete 16, 17, 18 anni, un po' di sano lavoro lo si deve fare. E quindi alternanza scuola-lavoro. Quando, diciamo, qualcuno si lamenta, diciamo, fa riferimento a coloro che sono venuti prima di noi, che a scuola non ci andavano proprio, che a 12 anni erano, diciamo, già tutti occupati, senza però ricordare che, ahimè, poco più di 150 anni fa, circa il 70% degli italiani era analfabeta, diciamo, quindi voglio dire, diciamo, purtroppo, in particolare in Italia, le cose si fanno solo dopo che succedono le tragedie, quando gli occhi si dovrebbero aprire un po' prima. E questo è stato per Lorenzo, questo è stato per la DAD, che avrà, diciamo, avrà i suoi effetti e farà vedere, metterà in chiaro quello che è stato veramente più avanti. Purtroppo, ripeto, gli occhi si aprono solo dopo le tragedie, mai prima. Ed è una cosa su cui dovremmo lavorare molto, tutti. Grazie, grazie Augusto, che ricordo è uno studente del Giambattista Vico e ci ha dato un'importante lezione sulla differenza dal suo punto di vista tra soggezione al mondo del lavoro e importanza invece della cultura per aprirti la testa rispetto ai futuri lavori e alle future professioni. Ed è probabilmente questo ribaltamento che sta pesando sulle coscienze degli studenti, anche perché si continua a dire, sempre nella narrazione complessiva, che non sanno niente, non imparano nulla a scuola. Bisogna anche trovare le metodologie però per insegnare, non la trasmissione dei contenuti e nemmeno la sostituzione dei contenuti con un fare che snatura i saperi. Giorgio, tu come la vedi da questo punto di vista? Do la parola a Giorgio che rappresenta un'altra realtà scolastica. Allora, io innanzitutto sono studente del liceo Galileo Galilei e faccio parte di studenti organizzati campani. E io da questo punto di vista penso che noi studenti in questo periodo siamo stati lasciati un po' a noi stessi,
E innanzitutto appunto ringrazio perché questo è uno spazio in cui possiamo liberamente parlare un po' dei nostri problemi, anche c'è cioè un attimo di sfogo. Sostanzialmente in questo periodo noi abbiamo molta fatica perché per gli anni, questi 2 anni di DAD ci hanno arretrato molto, ci hanno dato un problema a livello di sapere, a livello comunque uno adesso ha il passo, il programma scolastico, la DAD non aiuta sicuramente. E ripeto che in questi casi non è stato fatto nulla per migliorare quello che è il nostro, questo, quello che poteva essere la nostra istruzione in questo periodo, ma parliamo proprio di un qualcosa che era di represso e che la pandemia ha peggiorato. Cioè, in questo caso, questi 2 anni hanno solamente fatto vedere quanto il sistema scolastico italiano davanti a una difficoltà non solo peggiora, ma proprio cola a picco, nel senso. Come possiamo vedere, già dalle strutture scolastiche, parlando a livello strutturale, le nostre scuole non sono adatte a queste situazioni. Già da prima della pandemia, ci sono scuole che non sono nate proprio per esserlo, strutture che non sono adatte, classi che non possono contenere un determinato numero di persone. E questo è stato totalmente ignorato da quello che era il compito delle istituzioni, cioè. Rendere un nostro rientro più sicuro. Però, d'altro canto, ovviamente, la DAD non può essere il nostro, diciamo, la soluzione finale. È solamente un mezzo emergenziale attualmente. E da questo poi si vince il fatto che hanno pensato a migliorare quello che è stato il mezzo emergenziale, perché ovviamente. Vedendo che aveva delle falle, il fatto che comunque non tutti si possono permettere un PC, un computer, un telefono da cui fare lezione, hanno pensato ovviamente che bisognava migliorare questa cosa e donare dei computer, aiutare, sistemare la situazione di queste persone, però non hanno mai pensato prima a migliorare i trasporti per noi studenti, non hanno mai pensato a migliorare un rientro, ad aumentare le misure di sicurezza. Non hanno mai pensato a dare tamponi e mascherine gratuite per aiutare chi aveva contatti con i positivi. Perché adesso, per esempio, dobbiamo tenere mascherine FFP2 gratuite che costano 1 euro a mascherina, anzi no, 75 centesimi a mascherina, che comunque è una spesa, perché una al giorno va cambiata. Parliamo proprio di spese che noi studenti dobbiamo affidarci ovviamente ai nostri genitori per fare queste spese. E lo Stato non aiuta in alcun modo. Se io ho un contatto con un positivo, devo farmi il tampone, ma il tampone non si paga da solo. Lo Stato, ripeto, non aiuta. E in questo caso, ovviamente, quello che chiediamo noi è semplice, nel senso, se volete farci rientrare in sicurezza, allora cercate almeno di sostenerci, cercate di aiutarci. Questo è quello che noi chiediamo e quello che possiamo chiedere, perché anche se non ci ascoltano. Ogni volta che noi proviamo a parlare, proviamo ovviamente, come abbiamo detto prima, a crearci uno spazio in cui vogliamo parlare, o fanno finta di ignorarci, o nel caso di Lorenzo, come è successo venerdì, veniamo repressi. E questo è ancora peggio, cioè decisamente peggio. Ovviamente noi ci riferiamo a Napoli, ma è successo anche a Milano, anche a Torino, a Roma, dove i ragazzi, gli studenti, si sono fatti veramente male. Perché? Perché volevano parlare di un ragazzo che è morto durante la fine del suo percorso PCTO, dove lui non doveva stare là, perché quello è un lavoro, lui è uno studente, là stava facendo del pratico. Ovviamente, ripeto, noi in quanto studenti proviamo a dire e a farci ascoltare, ma molto spesso non ci riusciamo. Non è però ovviamente un buon motivo per smettere, perché comunque prima o poi qualche cambiamento ci sarà, però sarebbe, diciamo, di grande aiuto che le istituzioni iniziassero ad ascoltarci, anche perché sono veramente anni, la prima della pandemia, che noi lavoriamo sulle scuole, lavoriamo su come cercare di sistemarle, cercare delle soluzioni, però non veniamo interpellati. Bene Luigi, io direi di ascoltare quello che ti è venuto in mente. Tantissime cose, credo
credo, tantissimi stimoli, tantissimi spunti. Sì, Forse qualcuno lo possiamo rilanciare. Vai. vado io. È molto interessante, devo dire, questa voce che non può essere in alcun modo repressa. Mentre parlavano Giorgio, appunto, Ginevra Augusto, pensavo al periodo in cui io sono stato al liceo Panzini di Napoli, dai 16, pensavo in particolare dai 16 ai 18 anni. Se mi avessero tolto quella vita di comunità scolastica, cioè lo stare con le compagne e i compagni, io non sarei quello che sono adesso. Perché quelli sono gli anni tra i più importanti della vita. Quindi questo lo voglio dire a chi mette in campo processi di semplificazione sulla scuola. Pensiamo al sud Italia con famiglie ancora numerose. Pensiamo a Napoli. Quando tu dici la DAD in una famiglia con sei figli, sette figli, bassi magari del centro storico di Napoli, in cui non c'è il wifi, dove non tutti hanno l'iPad, dove, come diceva Giorgio, se ti devi fare un tampone, i tamponi, vai a vedere quanto costa. Lo stiamo vedendo in questi giorni, c'è stato questo contagio fortissimo di Omicron, tra contatti positivi e tamponi, è un costo insopportabile. Fai il conto della mascherina, 75 centesimi, una famiglia con 5-6 ragazzi che la devono prendere una al giorno, vedi quant'è una settimana, cioè che dopo 2 anni, con tutti i denari del PNRR, uno Stato non riesca a garantire la gratuità dei mezzi principali di prevenzione, cioè il tampone e la mascherina. Ma soprattutto, ripeto, le occasioni mancate, ma anche gli errori vorrei sottolineare, cioè il 1.500.000.000 per i banchi girevoli che adesso sono ammassati, per esempio, in qualche deposito da qualche parte. Gli spazi mi pare che lo diceva Augusto. Io ricordo, ti ricordi Anna Maria, quando ci fu il lockdown, noi immediatamente proponemmo per la scuola, ma non solo per la scuola, quello di utilizzare quanto più è possibile i tanti spazi che ci sono nella nostra città. Napoli l'inverno dura poco, quindi primavera si potevano utilizzare i parchi, i luoghi abbandonati, i chiostri, le chiese, Grazie. le biblioteche, insomma si poteva fare. E ci venne detto invece che bisognava utilizzare in quel periodo il messaggio che se stavi all'aperto, eccetera, potevi essere un untore potenziale e quindi anche un certo clima di caccia alle streghe che è cominciato 2 anni fa, ma continua. Perché attenzione, l'ha detto anche Giorgio, l'avevo detto anche io prima, la criminalizzazione del dissenso. E il fatto di formare generazioni in cui la cultura, la dialettica, la vivacità, la partecipazione politica non sono più sale della vita delle nostre comunità, tu stai costruendo un paese omologato. Quindi attenzione, perché in questi momenti si può mettere in campo una svolta autoritaria. Storicamente il dissenso, le ribellioni nel mondo sono venuti sempre dai più giovani. È storia dei movimenti politici, è storia dei movimenti antagonisti. Se noi soffochiamo i luoghi in cui si matura il pensiero libero, e qui anche la dialettica professori-studenti è fondamentale. Io lo voglio dire, l'ho sempre detto, mentre all'età vostra guardavo più l'elemento della contestazione nei confronti del professore. Poi con gli anni l'ho dovuto apprezzare molto alcuni miei professori che mi hanno abituato molto a pensare con la mia testa, cioè a rispettare l'opinione dell'altro, ma come dire, a difendere anche la mia se minoritaria. Cioè questa mancanza dei luoghi e quindi il chiuderci necessariamente in uno spazio angusto e privato, che se in alcuni momenti è giustificato dalla recrudescenza sanitaria, in altri può diventare poi una forma di prassi, di abitudine. E attenzione, che il luogo privato è sempre un luogo più insicuro e più violento del luogo pubblico. È statisticamente provato
che le violenze principali, psicologiche, fisiche, avvengono in luoghi privati. Noi dobbiamo uscire nei luoghi pubblici. E oggi l'INAIL ha diffuso i dati a proposito di Lorenzo, e sono i dati ufficiali, che nascondono le morti che nemmeno vengono censite. Nel 2021, 1221 persone morte nei luoghi di lavoro, cioè quasi 4 persone al giorno. E mi è piaciuto molto il riferimento che avete fatto sul tema dell'alternanza scuola-lavoro. La scuola è il luogo in cui ci si forma, ma non solo attraverso il sapere, la conoscenza, è proprio la formazione di vita. Cioè io ancora adesso, i miei migliori amici sono i compagni di classe del liceo. E sono passati, io mi sono diplomato nell'85, non sono vecchio, ma non sono manco giovane, ho 54 anni e rimangono. Quindi io penso che noi dobbiamo mettere al centro, e poi ti do la parola, Anna Maria, ed è per questo che abbiamo avuto questa iniziativa, cioè noi dobbiamo fare in modo che sia data voce a chi nel pensiero unico, mediatico, politico non deve avere voce. Noi ormai ascoltiamo in maniera noiosa sempre le stesse cose, tra l'altro, secondo me, anche con una volontà di dividere. E in questi 2 anni, perché appunto, se alcune cose, e l'ha detto Augusto, erano difficilmente realizzabili nell'immediatezza, devo dire, dopo 2 anni la responsabilità colpevole è, insomma, è evidente. Se ci troviamo a fare lo stesso dibattito più o meno di 2 anni fa, in più scaricando sulla comunità scolastica, quindi scaricando anche sui stessi insegnanti, dirigenti scolastici e ragazzi una serie di tematiche connesse alla prevenzione, al contagio, agli spazi, le scuole, come diceva Giorgio, alcune scuole non vengono proprio concepite. Io mi ricordo addirittura quando ero ragazzo, poi la scuola è cambiata, ma siccome Giorgio viene dal Galileo Galilei, io mi ricordo che il Galileo Galilei stava dentro a un palazzo praticamente. E ancora oggi sono scuole che sono state concepite nei palazzi, cioè non come scuole in quanto tali. Quindi credo che questi passaggi, un'ultima cosa la voglio dire e poi ti do la parola. Oggi, tra l'altro, è stata anche occupata una scuola a Napoli da parte degli studenti e le studentesse, il Vittorio Emanuele II, più o meno nel comunicato che ho letto, con le stesse ragionamenti che stiamo qui facendo oggi. E attenzione, perché i dati che io avevo in possesso, che noi avevamo in possesso con Anna Maria prima di finire il nostro mandato di amministratori della città, davano dei dati preoccupantissimi sull'aumento della dispersione scolastica, che è un tema che riguarda soprattutto i ragazzi più piccoli, ma non solo, e riguarda soprattutto ovviamente le classi sociali più povere, più marginali. E quindi questo è un altro tema di invisibili di cui non si parla, di cui non si parla. È una situazione drammatica dove tu stai condannando a un'ecatombe culturale generazionale comunque una fetta di ragazzi del nostro paese. Quindi credo che l'obiettivo di questa nostra diretta è proprio quello di alzare la voce, alzare l'attenzione e riprenderci gli spazi a qualunque livello. Anna Maria, vai. Allora, grazie Luigi, ma io vorrei far notare a chi ci sta ascoltando, per poi al limite fare di nuovo un giro veloce con Augusto, Ginevra e Giorgio, che loro sono innanzitutto dei nomi. Qui oggi, stasera, sono dei nomi e non dei numeri. Io ho sentito parlare degli studenti soltanto come numeri, le statistiche della pandemia. Spesso e volentieri numeri assoluti, non relativi, 25.000, 15.000, 7.000. E ogni settimana uscivano questi bollettini di guerra che però non avevano nessuna rispondenza, nessun riscontro con una percentuale con la realtà. Perché se ci fosse stato quel riscontro, per esempio l'ultima statistica che diceva che 25.000 giovani si erano ammalati, beh, facendo un rapido calcolo in Campania, questo sarebbe, corrispondeva ad una percentuale anche molto bassa rispetto all'intera popolazione giovanile, all'intera popolazione dei ragazzi e delle ragazze di questa regione. Solo che tu dai un numero e non dai la percentuale, mentre invece c'è una percentuale che io voglio dare, ed è quella della dispersione scolastica, che si è raddoppiata. E questo non lo diciamo noi, lo dicono dati raccolti anche dal Ministero,
i dati degli invalsi, quelli che hanno spinto l'attuale ministero a non voler chiudere le scuole, si sono resi conto che stava diventando un'ecatombe culturale, perché quando tu peggiori e in certe zone del paese la dispersione balza dal 15 al 30%, vuol dire che stai condannando culturalmente un paese alla arretratezza. Ben detto. Allora, un'altra caratteristica, ragazzi, che vorrei... però mi vorrei confrontare con voi, e che sembra che le risposte, come diceva poco fa Augusto saggiamente, arrivino sempre dopo. Ma adesso, a poche ore di vita, un nuovo decreto legge col quale viene ridotta la quarantena da 10 a 5 giorni. E perché hanno ascoltato le vostre voci? E perché sono stati ascoltati i ragazzi? O perché il sistema non ha retto i tracciamenti e le quarantene? E allora è come se tutte le risposte che sono state date in questi mesi, in questi anni, non sono state date a partire dall'ascolto delle esigenze, ma sono state date solo ogni volta che le contraddizioni, che il sistema non riusciva a leggere contraddizioni. Il sistema sanitario, il sistema istituzionale, il sistema delle rilevazioni. E allora è come se ci si accorgesse sempre tardivamente degli errori. Gli spazi aperti, sono 3 anni che lo diciamo. Però poi vai a vedere fin quando con il sistema delle zone dice che solo in zona bianca si può uscire dalla scuola, i ragazzi non possono uscire, non possono andare a fare visite di istruzione. Allora ragazzi, voi come la vedete? Io credo che noi dovremmo riflettere su alcune cose che anche Giorgio ha detto riguardo alle strutture. Lo spazio scuola, ma va bene così com'è? Lo spazio scuola è sempre solo l'aula, le aule piccole, le aule strette in cui dividersi. O lo spazio d'apprendimento deve essere più ampio di questo. E quando Augusto diceva, noi siamo la generazione che potrebbe contare all'alfabetizzazione culturale dell'intero paese, invece ci ributtano indietro, dice qualcosa di fondamentale, perché probabilmente il tema della didattica trasmissiva, della didattica in cui uno parla e gli altri devono stare zitti e ascoltare per poi prendere voto, non è mai stato superato fino in fondo. E allora si cerca di cambiare il contenitore invece di cambiare i contenuti. Non voglio parlare troppo a lungo, mi piacerebbe ascoltare. Ginevra, tu che hai parlato per prima, dal dialogo con i tuoi compagni, cosa ti senti di dire, di aggiungere? Io credo che sia importante anche sottolineare il fatto che l'istruzione si può anche non fare solamente nelle scuole. Io, come Augusto, ho partecipato alle manifestazioni dove svolgevamo le nostre lezioni in DAD all'aperto. Mi ricordo che Augusto partecipava nei parchi, anche fuori scuola, ci siamo seduti a terra. La lezione si faceva perché noi ci credevamo, perché ci hanno proposto un metodo di insegnamento che è un metodo alla fine che non ha dato risultati, che non ci ha portato ad essere interessati, curiosi, perché la nostra curiosità è stata chiusa nella nostra casa, nella nostra cameretta, davanti a uno schermo ad ascoltare una persona che mi parla ma che non mi dà effettivamente messaggi, che non riesce a suscitare quello che vive dentro un ragazzo, perché qualsiasi giovane davanti a un argomento che gli interessa gli occhi brillano e non ha paura di dire ciò che pensa. Invece purtroppo in questi anni il dibattito che c'è stato è completamente nullo, assente, e credo che questo sia stato uno delle più grandi crepe che si potesse presentare nel nostro sistema scolastico. Bene. Giorgio, Augusto, volete aggiungere qualcosa? Vado io allora. Vabbè. Giorgio, volevi dire qualcosa? Ok. Vabbè, c'è tempo per entrambi. Allora, vabbè, sicuramente, diciamo, come ho anche detto prima, la scuola, se scuola si può chiamare, la DAD ha tolto molto, sia a livello, diciamo, di formazione scolastica che umana e personale. Come ha detto anche prima Luigi, diciamo, io ho finito la terza media in DAD e ho cominciato il primo liceo in DAD, e diciamo, credo che
diciamo, ormai, ancora ora, se sento i miei genitori parlare di quando erano giovani, delle cose che hanno fatto, parlano degli anni che sto vivendo io adesso. E mi sento, diciamo, non sono triste a pensare che se dovessi raccontare qualcosa fra 30 anni del mio liceo, sicuramente non potrò parlare dei miei primi 2 anni. Si spera, diciamo, che non continui questa situazione. Ora, diciamo, la DAD, è stato uno strumento che, diciamo, è stato, diciamo, un ottimo strumento per l'emergenza, come strumento appunto emergenziale, ma diciamo, si è pensato di poterlo utilizzare come strumento, diciamo, come sostituzione della scuola in presenza, e ovviamente non era possibile, non è così. E detto questo, la scuola in questo momento diciamo, secondo me, è completamente in crisi. Io vengo da 8 anni tra elementari e medie di una scuola stupenda. Io ho fatto una scuola paritaria e facevamo, diciamo, uscite praticamente tutti i giorni. Ogni anno avevamo il campo scuola a fine anno. Le lezioni, ricordo più le ore che abbiamo fatto fuori che quelle che abbiamo fatto dentro. Io ho dei bei ricordi di questi anni. E sinceramente, le volte in cui, diciamo, se devo ricordare momenti che riguardano la scuola, felici della mia esperienza a scuola, ricordo principalmente quelli alle medie, quelli alle elementari. E diciamo, è una cosa triste, anche perché ormai, ripeto, sono passati 2 anni, cioè io sono al mio secondo anno di liceo, quindi voglio dire, ho perso già tanto tempo io come Ginevra, come Giorgio e come tutti, diciamo, ragazzi e ragazze che in questo momento stanno vivendo questo periodo. Detto questo, credo che il resto già si sappia, nel senso che proviamo a protestare, proviamo a farci ascoltare, e spero che, diciamo, anche la diretta di oggi possa essere arrivata a qualcuno, non lo so. Sicuramente, Spero. sicuramente siete molto più convincenti delle narrazioni che altri fanno su di voi. Giorgio, tu che hai lanciato il tema delle strutture, io direi, ma se posso permettermi una domanda, ma non sei tenuto a rispondere, che cosa vorresti domani? Cioè, le FP2 sono arrivate, tra l'altro, fra poco ve le daranno, sono bruttissime come le mascherine, lo dico da dirigente scolastica, ho ricevuto il mio primo pacco di FP2 per gli studenti, sono orrende come quelle che abbiamo avuto qua, come chirurgiche, però il tema è che sono arrivate ora, ecco, e non prima, e se erano una soluzione perché non è stata adottata per tempo, ma che cosa vorreste domani? Domani, diciamo, Domani non in si generico, può, vabbè, ovviamente. lo so, però penso che non si può decidere una sola cosa, cioè ci sono talmente tante cose che mancano a noi studenti che non ce n'è una specifica. Io faccio l'esempio mio, perché io vado a scuola di Galilei, che praticamente si trova alla fine via San Domenico, veramente soccavo, e gli studenti, che sono all'incirca 1200 se non di più, arrivano tramite la Cumana. La Cumana è una linea EAV e passa una volta ogni mezz'ora più o meno, e quindi c'è un ammassamento, cioè gli studenti per arrivare a scuola mia devono ammassarsi nei vagoni della Cumana, che è una cosa direi assurda. Per esempio, noi nel 2019 abbiamo fatto un sit-in fuori scuola perché ci mancavano gli scaldamenti. Parliamo proprio di problemi strutturali, ma proprio non solo strutturali in quanto struttura della scuola, ma proprio su tutta la struttura della vita dello studente. Parliamo di mezzi di trasporto insufficienti, non nessun supporto economico, strutture fatiscenti.
Stesso la scuola di Luigi, se mi posso permettere, il Panzini era un'ex caserma dei pompieri, non era una scuola. Quindi na non nasce come scuola, capito? Questo è un po' il concetto. Parliamo di veramente problemi che risalgono molto prima della pandemia e che, ripeto, con la pandemia si sono evidenziati. E qui si capisce veramente che sempre mancato un aiuto, un sostegno, sempre, cioè, ci sono falle ovunque si possono trovare. Quindi, se dovessi scegliere una cosa da chiedere domani, semplicemente un risveglio della coscienza collettiva. Cioè, io non chiedo che domani la mia scuola abbia riscaldamenti, non chiedo di avere i mezzi di trasporto, vorrei che la coscienza collettiva si risvegliasse, che la gente inizi a capire che ci sono dei problemi, perché sennò non si può andare avanti. Perché io, Augusto e Ginevra, magari la pensiamo magari molto, in maniera molto simile, però c'è comunque sempre chi non la pensa come noi, perché come hai detto tu, Anna Maria, come premessa, non rappresentiamo tutti gli studenti, rappresentiamo il nostro pensiero. E quindi ovviamente io vorrei che ci fosse diciamo, una coscienza, che ci sia una presa di coscienza collettiva. Solo questo vorrei. Luigi, prima di ridarti la parola, ti volevo solo, me l'ha fatto venire in mente Giorgio, ma anche Augusto prima, è stato fatto un calcolo che con 60 miliardi del PNRR si potrebbe fare la rigenerazione e la trasformazione edilizia di tutte le scuole, perché va detto che in Italia non si costruiscono scuole dagli anni 80, salvo sporadici casi, salvo qualche caso. Qualcuna, insomma, ce la possiamo anche riconoscere noi, però in realtà le scuole sono, come minimo, hanno 40 anni di vita in questo paese e quindi non sono adatte sicuramente al futuro. Il PNRR però di questo non dice molto, anzi si può dire che quei 4 miliardi possono sembrare al confronto degli spiccioli. Sì, io volevo proprio per chiudere, perché siamo più o meno nell'ora, ritornare sulle parole che hanno detto i ragazzi e Giorgio in particolare. È molto vero. Pensa Giorgio che il Panzini, che è esattamente una caserma dei Vigili del Fuoco, quando io stavo in quarto ginnasio ci fu il terremoto dell'80, voi non eravate nemmeno concepiti nella maniera più lontana. Io, e quindi saltai la prima parte del quarto ginnasio, non aveva nemmeno le scale antincendio, cioè, quindi, se appunto un terremoto veniva mentre noi stavamo a scuola, era una gabbia. E devo dire, ha ragione Anna Maria, perciò io sono arrabbiato, perché noi adesso in questa tragedia sanitaria, sociale, economica, lavorativa, mentale, culturale, scolastica che stiamo vivendo, c'era però un'opportunità, forse c'è ancora, ma non lo so, quello di un fiume di denaro che poteva servire per delle priorità dove si affannava da tempo. E dove si affanna in Italia da tempo? La sanità, perché in 10 anni hanno tagliato 37 miliardi e poi ne hanno messi 37 per le armi. Si affanna nella scuola, nel trasporto, insomma, nei diritti essenziali. Io l'ho visto in questi anni, nonostante, perciò ci vuole l'intervento dello Stato. Perché dal basso tu non puoi cambiare una situazione così cronica sul piano dell'edilizia. Noi abbiamo messo in campo in questi anni il più grande investimento di edilizia scolastica nell'area metropolitana di Napoli, che non si vedeva dal terremoto dell'80, eppure hai la sensazione certe volte che quello che hai fatto è un decimo di quello che è necessario. Allora, se non si coglieva un'opportunità come questa per intervenire su quei servizi essenziali che sono in maggiore difficoltà, e qui veniamo a una riflessione con la quale poi, per quanto mi riguarda, chiudo, che ancora una volta ho la sensazione che stiamo affidando la cura, la medicina agli stessi dottori. E allora noi rischiamo di essere sempre vittime e pazienti, perché è il pubblico che non vogliono far funzionare. C'è uno Stato, una nazione, questa è la mia opinione personale,
i servizi pubblici essenziali più importanti, come dice la Costituzione, devono essere pubblici e devono essere nazionali, non con l'autonomia differenziata in Piemonte in un modo e in Calabria in un altro. Quindi scuola, sanità, giustizia sono dei servizi essenziali che devono essere garantiti dal pubblico. Poi ci sono, ci possono stare le scuole paritarie, le scuole private, tutto, però innanzitutto deve funzionare il pubblico. E si sta perdendo un'altra opportunità, perché se guardiamo il PNRR sembra anche qui un consolidamento di poteri forti, oligarchie, cioè mi sembra che stiamo uscendo fuori. Invece, come si diceva, saremo tutti più buoni e saremo tutti meno diseguali, saremo tutti più uniti. Qua mi sembra che i ricchi sono diventati ancora più ricchi, i poveri ancora più poveri e il ceto medio sta diventando povero. Quindi è come se, insomma, ci si sta prefigurando una stagione di ancora più forti discriminazioni territoriali e disuguaglianze. Allora, quando accade questo, che cosa rimane a noi? A ognuno, dai ragazzi a chi ha incarichi istituzionali, a chi fa il libero professore, a chiunque. Per chi ci crede c'è la lotta sociale, la lotta politica, l'impegno civile. Cioè, io personalmente credo che noi non possiamo stare a guardare in un momento storico come questo. E il ruolo dei ragazzi l'ho sempre pensato, sempre, non adesso, ma sempre, da quando ho cominciato a lavorare a 26 anni da magistrato, andavo nelle scuole della Locride, andavo nelle scuole della Piana di Gioia Tauro a parlare di mafia e di corruzione per cercare di scuotere chi magari non ascoltava determinati argomenti. Quindi il ruolo dei giovani sarà determinante. Ecco perché noi abbiamo voluto fare questa iniziativa, non solo per ascoltare, ma se mi permetto di esprimere un ulteriore pensiero e mi fermo, c'è bisogno della vostra indignazione, c'è bisogno della vostra partecipazione, c'è bisogno della vostra ribellione. Ovviamente pacifica, ovviamente non violenta, ma non sono parole ovvie, però non si può stare con la testa china e assistere a una narcotizzazione delle coscienze e delle menti, perché senza i giovani non ci può stare rivoluzione, non ci può stare cambiamento. Questa è la storia che lo insegna, perché i grandi poi sono grandi, alcuni mantengono entusiasmo, alcuni come il vino diventano più rivoluzionari anche avanzando negli anni, ma senza l'energia vostra è tutto più difficile. Quindi la mia esortazione è a pensare sempre con la vostra testa e non essere mai conformisti. Questo mi ha insegnato il ragionamento che ho imparato in classe, non solo attraverso il confronto con gli insegnanti, ma soprattutto attraverso il confronto con i miei compagni. E Augusto ha detto delle parole, e chiudo davvero, che mi hanno emozionato e toccato, perché le penso, l'ho detto in parte anche io prima, cioè a questi ragazzi si è tolto un pezzo di vita che non torna più, e allora vanno risarciti, ma non con la moneta, perché con queste cose non si risarciscono la moneta, vanno risarciti con un recupero sul piano degli spazi, della socialità, della cultura, dell'impegno politico, in modo che non passa come se fosse un tempo che si è perso. Quindi andiamo alla ricerca di questo tempo perduto, ma dando innanzitutto voce a chi la voce è stata tolta anche in questi due anni. Io mi fermo qua, non so se i ragazzi vogliono dire qualche altra cosa. Anna Maria, se tu vuoi dire qualcosa. Io voglio ricordare che Pierpaolo Pasolini, che è stato un grande professore, diceva che lo scopo principale della scuola è immettere gli studenti in un'atmosfera di scandalo, perché così le loro coscienze crescono. Mi è venuto in mente quando Augusto parlava della DAD, no? Della DAD trasmissiva. Ecco, però lo scandalo delle intelligenze voi lo rappresentate, perché per quanto, come ha detto Giorgio, Ginevra, Augusto, non sono tutti gli studenti, ma sono sicuramente il pensiero nuovo che nessuno ha ascoltato da troppo tempo. Quindi lo scandalo delle vostre intelligenze può essere, secondo me, estremamente utile per chi ci sta ascoltando stasera, ma deve essere il punto di partenza per il discorso della politica, perché non ci può essere politica senza le persone a cui quella politica si rivolge. Giorgio, Augusto e Ginevra, il mio più caldo e forte ringraziamento a nome di un'altra componente della scuola, quella che io rappresento, quella adulta, che però ha fortemente bisogno del vostro pensiero critico e dei vostri spunti. Naturalmente, se qualcuno di voi vuole aggiungere, mentre i titoli di coda corrono,
vi ascoltiamo. Avete raccolto moltissimi complimenti, ve lo devo dire, molti messaggi. No, io volevo soltanto ringraziare ancora dello spazio che ci è stato dato per il semplice fatto che, per quanto potesse sembrare un po' di anni fa ormai scontato che tutti, diciamo che il diritto di esprimersi, di dire la propria opinione, di essere ascoltati fosse una cosa ovvia, scontata, diciamo, si è dimostrata assolutamente, diciamo, qualcosa da guadagnare combattendo con unghie e denti. Quindi, diciamo, ringrazio dello spazio che ci è stato dato e spero possa, diciamo, servire veramente a qualcosa. Ginevra, volevi Sì, prendere la parola? ringrazio. No, volevo ringraziare. In realtà sembra più un video ringraziamenti, ma mi ha quasi emozionato pensare che dall'altra parte ci sia un mondo adulto che si mette anche in discussione con noi giovani e che in effetti si ferma e dice: cavolo, però non siamo più forse nel futuro. Quindi io vi ringrazio e saluto anche i miei compagni che ci hanno aiutato durante questa diretta. ovviamente, se ci volete invitare a fare dibattiti nelle scuole, sappiate che noi ci siamo Ci sempre. siamo. C'è Giorgio che chiude lui, magari. Diamo a Giorgio la parola conclusiva. No, vabbè, ovviamente ringrazio pure io per lo spazio che ci è stato dato. E niente, come ha detto Augusto, spero che questo venga ascoltato e che faccia capire anche che noi abbiamo voce in capitolo, perché noi in questi ambiti dobbiamo essere presi come spunto per le decisioni, anzi non come spunto, ma essere parte della decisione. Grazie ancora. Bene, grazie a voi, buon pomeriggio, Buonasera. grazie anche a chi ci ha ascoltato e a chi ha interagito. Poi la lasceremo, ovviamente, questa rimane sui nostri canali, quindi anche se qualcuno se la vuole vedere, lo potete dire anche ai vostri compagni, compagni, cerchiamo di farlo girare e continuiamo con queste iniziative di partecipazione dal basso, riprendendoci i nostri spazi, nella consapevolezza che appunto siamo parte tutti quanti di un'unica comunità. Grazie, grazie ragazze e ragazzi, ciao Anna Maria, grazie a Giovanni. Arrivederci. Ciao a tutti, arrivederci.